Allora, eccoci qua, eccoci tornati in diretta. Allora, abbiamo chiuso la nostra parte dedicata alla storia, anche se è una storia, è una vicenda che potrebbe occupare trasmissioni e trasmissioni per poter cercare di capire veramente e cercare di fare chiarezza sui ruoli e su quello che è avvenuto in quegli anni. Ma adesso parliamo anche di quello che avviene in questi giorni. Parliamo di Frontex, questa super agenzia europea destinata un po' a cambiare quella che è l'attuale gestione delle frontiere d'Europa, in particolare ovviamente quelle relative e che sono, come dire, sotto pressione per quanto riguarda l'immigrazione. Allora, prima di iniziare a sentire anche i nostri ospiti, io brevemente vi proporrei alcune grafiche alle quali abbiamo riassunto un po' che cos'è Frontex. Vediamo allora subito la prima, se gentilmente la regia la propone, così anche per i telespettatori. Allora, Agenzia Europea Guardia di Frontiera e Costiera, questa è la nuova dicitura, la nuova Frontex, c'era anche prima, la sede centrale a Varsavia, istituita il 14 settembre del 2016. Per i prossimi 7 anni l'Europa ha già stanziato 11 miliardi di budget per l'acquisto di materiali e quant'altro. Vediamo anche la grafica successiva. Allora, l'obiettivo è quello di arrivare ad avere 10.000 uomini per il 2027, quindi 10.000 persone in divisa. Andrà ad affiancare le forze di polizia degli stati, ma potrà attivarsi anche di propria iniziativa, sia in Italia che anche all'estero, sia in Europa che anche all'estero, oppure appunto si può attivare su richiesta degli stati membri. Vediamo anche la grafica successiva. Eccolo qua, quella che è la competenza, l'analisi dei rischi, operazioni congiunte con le forze di polizia dei vari stati, le risposte rapide, operazioni di ricerca, di formazione e anche quella dei rimpatri congiunti. Già attualmente sono stati ad esempio organizzati circa 1.000 voli al mese da tutta Europa per rimpatriare dei migranti. Ecco, per l'arruolamento, diciamo così, per la selezione. Però, attenzione, non voli italiani, sono voli europei, certo. Quindi da altri stati noi difficilmente facciamo rimpatri. Ecco, un'ultima cosa da aggiungere, che per l'arruolamento di questi 10.000 uomini, la selezione, la scadenza è per il 16 di dicembre, quindi le selezioni sono già iniziate, le persone hanno presentato evidentemente le loro richieste per entrare in questo corpo, quindi ormai è operativo. E allora, io inizierei tra l'operatore delle forze dell'ordine, perché, come dire, che cosa sta succedendo, Ballestrero? Ma credo si stia completando probabilmente, o si stia organizzando meglio un settore che è sicuramente parte di un progetto, che è il progetto di un'Europa che non sia più soltanto un insieme, diciamo così, di stati messi insieme, ma una progettualità più concreta attraverso anche la costituzione di agenzie, diciamo così, che abbiano finalità più concrete, dotate di bilanci, dotati di uomini che siano in grado effettivamente di fronteggiare. L'assonanza con Frontex mi pare del tutto evidente, non è casuale, fronteggiare una problematica che ormai è diventata di attualità assolutamente scottante, che riguarda appunto le nostre frontiere. Il punto della faccenda è che io credo che il problema sia difficilmente risolvibile sulle nostre frontiere, quando parliamo soprattutto di immigrazione, perché questo è diciamo così la materia che dovrebbero trattare, ma credo ci dovremmo occupare prima di tutto
di metterci finalmente d'accordo come Stati europei su come gestire il fenomeno migratorio, anche in termini di ripartizione, per esempio, dei migranti che approdano o che arrivano attraverso terra. Ricordo che qui noi siamo vicini ad una frontiera che è particolarmente, si è dimostrata in questi ultimi anni particolarmente vulnerabile, diciamo così, proprio perché sulle nostre frontiere, parlo delle frontiere italiane che sono diventate frontiere Schengen, ovviamente non abbiamo più il presidio che avevamo fino a 10-15 anni fa, e il risultato è che abbiamo una permeabilità della nostra, nei nostri valichi, che fa affluire migliaia di persone lungo la cosiddetta rotta balcanica, creando numerosi problemi che mi pare Frontex difficilmente potrà risolvere, almeno nell'immediatezza. Certo. Forse serve ben altro, serve soprattutto che vi sia un accordo tra Stati, proprio per esempio per dare delle risposte concrete anche a questo fenomeno migratorio che, approdando sulle nostre coste o sui nostri confini, ha bisogno di essere gestito in maniera diversa, certo, e non accollato tutto all'Italia, insomma. Certo, poi dopo parleremo anche, tra virgolette, della convivenza tra i corpi di polizia, appunto, nazionali e quelli europei. Panfilio, l'Europa vuole militarizzare i confini, cosa dice? L'Europa non è capace politicamente nemmeno di parlare di questo tema. Stanzia risorse enormi per pagare da un lato un delinquente turco, dall'altro un delinquente libico, e il tutto poi lo coordina con una polizia di fatto europea che vada a aggirare l'ostacolo dei rimpatri fatti dagli stati non possibili perché non ci sono gli accordi. Non dimentichiamoci che manca un punto su quella lista di compiti che è stato citato proprio nell'occasione anche di Conte, dell'audizione che è stata fatta in Parlamento, che è quello del partenariato, e cioè uno dei quei temi fondamentali se volessimo trattare la cooperazione decentrata, aiutiamoli a casa loro, qualsiasi terminologia che attraverso delle azioni possa cambiare la situazione economica, sociale in quei paesi di origine per aumentare la stanzialità dei popoli. Io mi domando, come cittadino, possibile che un soggetto politico che dovrebbe avere l'onere, l'onore di dettare un disegno in cui dice io voglio fare delle cose e non è nemmeno capace di cambiare Dublino, e affida a dei persone che si occupano di altro la cooperazione, affida risorse enormi per parlare di partenariato? No. Io ritengo sia del tutto necessario un coordinamento di azioni, tra cui il controllo delle coste, ma è uno degli elementi che dovrebbe essere contenuto in un disegno politico da cui io mi aspetterei che qualcuno si alzasse e dicesse io, Partito Socialista Democratico, o io, una qualsiasi altra componente, di fronte a questo tema vorrei fare questo. No, demandano con risorse, ripeto, ingenti, quello che la politica non ha nemmeno il coraggio di proferire. Certo, certo. Ecco, volevo sentire Enrico Scacco in proposito. Allora Panfilio dice questi soldi, queste ingenti somme che vengono stanziate, perché non vengono utilizzate invece per delle iniziative che possano aiutare la stanzialità, se non ho capito male, no? Dei migranti anche nei loro paesi. Come cambiare, esatto, certo, le condizioni socio-economiche nei paesi. No, beh, io su questo sono d'accordo. È chiaro che questi sono procedimenti molto lunghi, cioè, nel senso, siccome sento una parte della destra, del centrodestra, che dice ma aiutiamoli a casa loro, uno degli slogan che va più in voga, ma non dimentichiamo che
volendo farlo poi concretamente, oltre a spendere miliardi e miliardi di euro da parte dell'Europa, bisogna vedere chi li vuole tirare fuori, perché un'Europa formata da nazionalisti come l'Ungheria, Polonia, Croazia e altri che non vogliono neanche sentire parlare della parola immigrazione, se sarebbero disposti a donare miliardi di euro di bilancio dell'Unione Europea da investire in Africa piuttosto che in Asia. E soprattutto, insomma, voi mi insegnate, questi sono procedimenti lunghissimi, cioè cosa vuol dire aiutarli a casa loro? Vuol dire che dovremo costruire infrastrutture, dovremo sviluppare l'agricoltura, dovremo dare know-how, quindi conoscenza agli stati africani. Sono procedimenti che durerebbero come minimo qualche secolo, credo. Quindi cerchiamo di essere seri anche su questo punto. Benissimo, naturalmente, l'aiuto economico a questi stati, però dobbiamo anche metterci nell'ottica che le migrazioni hanno sempre fatto parte del mondo, soprattutto del mondo globalizzato, cioè le migrazioni dagli stati più poveri, anche geograficamente, dagli luoghi più poveri delle popolazioni verso le zone più ricche, pensiamo all'inurbamento durante il Medioevo, che dalle campagne si arrivava in città, cosa aggravata, ampliata dall'industrializzazione, sono sempre esistite. Gli italiani in 30 milioni sono emigrati nel mondo, tanto per dare un numero, ci sono 30 milioni di italiani che sono emigrati dall'Italia, metà d'Italia vive fuori dai nostri confini nazionali, naturalmente poi si sono integrati, hanno lavorato, questo nessuno lo mette in dubbio. Sono state migrazioni anche molto, molto dolorose, però ricordiamo come erano trattati i nostri immigrati a Ellis Island, dove venivano perquisiti e messi in quarantena. Noi dovremmo, secondo me, e finisco il ragionamento, attuare anche dei canali umanitari, cioè dobbiamo permettere alle persone che naturalmente hanno i requisiti, che sono persone che vogliono venire a lavorare liberamente, vogliono una condizione migliore, anche qui io non distinguerei tra migranti economici e migranti che provengono esclusivamente dalle guerre o da territori che sono stati bombardati e sono sotto effetto magari di rivolte e di attacchi religiosi o di altro tipo. C'è anche una migrazione economica che è tra l'altro la più sostanziale di tutte, e di questa bisogna che noi ci facciamo carico, nel senso che anche dal punto di vista economico diciamo che alcune delle nostre aziende si basano, ce la vogliamo dire la verità, si basano sull'immigrazione. Sono aziende... Sì. Enrico, mi permetti, so che possiamo interloquire, però la nazione in Europa, Germania, che integra di più è anche quella che fa più rimpatri volontari assistiti. Sì, sì, certo. Cioè, le due cose non si scontrano, potremmo ovviamente integrare tutti, no, perché ma io ho conosciuto migliaia di quei ragazzi, alcuni lo potevano fare, ma la maggior parte no. No, ma infatti io volevo completare il ragionamento, su questo sono perfettamente d'accordo con te, i rimpatri poi costano anche molto agli stati nazionali, quindi anche qui la destra dovrebbe capire, dovrebbe dirmi dove prendiamo i soldi per i rimpatri, perché ogni rimpatrio costa... No, beh, ma adesso in futuro speriamo che vengano messi sul piatto, perché altrimenti il gioco non tiene... I soldi sono sempre i nostri. Sono sempre i nostri. Prego. Sono di tutti gli stati europei. No, sono nostri come sono degli altri stati europei, cacciamo noi ogni cittadino poco tanto tira fuori, perché sennò diventa un'entità astratta fuori i soldi. Sono l'economia europea, esatto, che di tutti gli stati dell'Unione Europea si prende carico di questo. Ma allora aiutiamoli a casa loro. Questa è un'altra boutade della politica. Allora, che è bella da dire, poi però da declinare diventa molto difficile. No, non serve. È una proposta che io ho visto, frequentatore africano e avendo delle esperienze in Africa, io ho visto che la cosa peggiore che puoi fare in Africa è aiutare. Ma è la stessa cosa che succederebbe in Italia. Se tu trovi il riso, te lo regalano per la strada, tu non lo vai a comprare. Il grano non lo vai a comprare. Se ti regalano le banane, perché devo andare a comprare le banane? Me le regalano. Questa è una controeconomia. Se voglio assassinare l'economia di un paese, faccio così. No, certo, se invece vogliamo... Ma le spiego l'aspetto invece contrario. Se io pago quello che compro per il prezzo che ha sul mercato, queste persone diventano non ricche, straricche, perché la produzione africana di materie prime, di agricoltura... Abbiamo un italiano che noi pensiamo di mangiare i porcini qui dell'altopiano e invece vengono dall'Africa, no? Sono cose buonissime,
ma se io riesco a creare un'economia locale, sicuramente con le loro cose, le pago per quello che valgono, metti solo il materiale per fare queste batterie, che vale tantissimo, ma viene venduto sotto banco e viene saltato qualsiasi introito che lo Stato potrebbe pretendere. Chi lo fa? Io ho assistito a Roma all'incontro di varie nazioni e c'era la Stefania Craxi che diceva aiutiamoli e rimproverava uno dei rappresentanti di un paese africano dicendo ma perché mette tante tasse quando noi importiamo le cose? E dice se non prendo le tasse dalle cose che voi importate io certamente non riesco a avere soldi dai miei cittadini perché non ce l'hanno. Ecco, allora, se invece di portare le cose, che magari a livello di urgenza serve perché se uno è morto di fame gli do da mangiare, gli faccio quello che è necessario, ma poi organizzo una produzione in Africa di qualsiasi tipo, col costo che hanno gli operai africani, sapete quanto? E non sono cretini, noi consideriamo, perché io ho visto molta gente lavorare, per esempio a Vicenza, persone di colore che sono all'interno della fabbrica, che fanno quei lavori che gli italiani ormai non vogliono più fare. Ed è giusto che sia così, perché il mondo gira e tutto è... Ma sono altrettanto bravi a farlo là? Come mai la politica cinese sta invadendo l'Africa? Allora vuol dire che hanno capito una cosa che noi non riusciamo a capire. E l'India no? Ma l'Europa tutta insieme non potrebbe creare delle regole giuste per l'Africa e dire africani arrangiatevi, ma noi rispettiamo il commercio. Basterebbe questo. Gli africani sarebbero ricchi e vi garantisco che l'africano prima di uscire andarsene dall'Africa si taglierebbe tutte e due le mani. No, no, ma questo è chiaro, è ovvio che... Poi volevo finire il ragionamento, se prego, posso, perché sennò passa un messaggio che non volevo che... Ha ragione Papilio quando dice che, per esempio, la Germania fa rimpatri assistiti molto più rispetto all'Italia e agli altri paesi europei. La conclusione del ragionamento è proprio questa, cioè l'Unione Europea si deve mettere nell'ottica che la suddivisione dei migranti per i paesi deve essere rispettata. Cioè non ci possono essere paesi europei, qui voglio essere anche molto categorico, e ricito l'Ungheria, la Polonia o altri paesi che dicono no, noi vogliamo tirare il filo spinato ai confini del nostro Stato, non vogliamo nessun immigrato, però prendiamo i soldi dei fondi europei per sviluppare le nostre economie, perché gli Stati dell'Est Europa, che sono quelli più nazionalisti, più intransigenti sulla tematica dell'immigrazione, sono quelli che hanno giovato maggiormente dai contributi europei, parliamo qui veramente di miliardi di euro, per lo sviluppo delle loro economie, che all'uscita degli anni 80 era disastrosa, quindi non è possibile, altrimenti si esce dall'Unione Europea. Se l'Ungheria non vuole nessun immigrato, deve uscire dall'Unione, perché l'Unione deve avere regole chiare per tutti i paesi, Francia, Germania, Spagna, non più l'Inghilterra, mi dispiace, ma lo stesso vale per Polonia, Ungheria, Croazia, Slovenia, Bulgaria, Romania, altrimenti il gioco non tiene. Cioè, se vogliamo un'Europa più giusta e più solidale, le regole devono essere rispettate per tutte. Credo che Frontex è, diciamo, l'ultimo stadio, bisognerebbe ragionare un po' anche a monte, cioè sulla suddivisione. Non è giusto, per esempio, che i nostri migranti, quelli che arrivano dall'Italia, che poi vogliono andare via, perché poi anche qui i flussi migratori, la maggior parte di quelli che arrivano in Italia poi vorrebbero andare altrove e trovano i confini chiusi. Non è giusto che la Francia, per esempio, gli respinga. Quello che succede a Ventimiglia, a Mentone, per me è scandaloso ed è vergognoso quello che ha fatto Macron. Libia, quello che ha fatto in Libia mi pare che ci ha messo nella testa. Sentiamo anche Alex Soni. Sì, no, volevo ricollegarmi a quello che diceva adesso il signore. Le nazioni di Visegrad non accettano nessun immigrato, perché giustamente loro sostengono che chi paga gli scafisti, chi sfrutta i canali dell'immigrazione illegale, non hanno diritto di entrare all'interno dei loro stati, cosa che dovrebbe valere per qualsiasi nazione civile in qualsiasi stato. Contrariamente, invece, noi in Italia dovremmo accettare chiunque paghi i trafficanti, quindi inserendosi nei canali di flussi clandestini ed illegali, poi nel contempo paghiamo Tripoli o i due governi libici
per tentare che siano loro a bloccare i flussi sulle coste libiche. Delle due l'una: o aiutiamo i libici per impedire che i flussi arrivino da questa parte, ma se nel contempo permettiamo alle ONG sul Mediterraneo di andare a prelevarli e portarli qui, quindi facendo passare il messaggio che comunque è possibile tentare la sorte e arrivare con qualche barchino in mezzo al Mediterraneo, che poi tanto qualcuno ti preleva e ti porta sulle coste italiane, cioè bisogna che ci regoliamo. Vogliamo cercare di regolare l'immigrazione o vogliamo continuare a in qualche modo tenere un rubinetto aperto verso l'immigrazione illegale? Perché sta tutto lì, sta tutto lì. Poi io sono pienamente d'accordo. L'Europa deve, le nazioni europee devono assolutamente abbandonare una visione provinciale come hanno avuto negli ultimi anni su questo tema, perché l'Africa è una nazione che dal punto di vista demografico è destinata ad esplodere e quindi non sarà oggi, non sarà domani, ma sarà comunque dopodomani. Se il continente africano non troverà uno sviluppo, alcune nazioni africane ce l'hanno, comunque stanno emergendo dal punto di vista economico, ma ovviamente riguarda tutto il continente questo problema. Se l'Africa non cresce economicamente, prima o poi 1 miliardo e 300 mila persone oggi, 2 miliardi e mezzo, 2 miliardi e 2 tra 50 anni, chiaramente tu puoi mettere tutti i tappi che vuoi, ma prima o poi il tappo esplode. Su questo sono pienamente d'accordo, ma allora bisogna sì che sia l'Europa, non lo può fare l'Italia da sola, è l'Europa che deve costruire un piano, qualcuno diceva un piano Marshall per l'Africa. Noi dobbiamo essere onesti, dobbiamo dire agli africani di cosa avete bisogno, noi vi diciamo di cosa abbiamo bisogno noi e dobbiamo collaborare in questo modo. I tempi non sono così lunghi se lo vogliamo, l'importante è che le nazioni europee mettano da parte i loro interessi provinciali e si ragioni con una mentalità continentale europea, tutti. Se facciamo questo ce la possiamo fare, e così magari liberiamo anche l'Africa. Ecco, a supporto di quello che resta grande vero pericolo, a supporto di quello che sta dicendo, vogliamo vedere il contributo numero 09. Certo. Così vediamo cosa il fenomeno, visto da un certo punto di vista, quello che sta succedendo in Italia e qual è il problema. Si dice da anni che è cosa buona e giusta e si invoca il principio del salvataggio in mare. Questo principio è nato in tempi non sospetti, quando il diritto marittimo obbligava una nave in transito a soccorrere i naufraghi. Obbligo della stessa era di portarli in un porto sicuro, ovvero di poterli accogliere ed eventualmente procedere al rimpatrio. A questo principio si ispira un nuovo fenomeno, la migrazione. Mentre la migrazione via terra può essere respinta perché non comporta un immediato pericolo, quella in mare, appellandosi al diritto del soccorso marittimo, obbliga necessariamente l'accoglienza in un porto sicuro, nel caso specifico l'Italia. Qui si instaura un nuovo meccanismo, quello dell'accoglienza. L'autorità morale invoca il principio della bontà. L'autorità dello Stato seleziona i migranti sulla base dello status di rifugiato politico. A questo punto il profugo rimane in Italia almeno 3 anni, quindi viene espulso con un mero certificato. A questo punto l'espulso diventa clandestino e potrà impunemente girare l'Italia. Le ONG, nella maggior parte dei casi, si appellano alla necessità dei soccorsi, ma andiamo ad analizzare de visu quali meccanismi realmente si verificano nel cosiddetto soccorso in mare. In tal senso non ci risulta che servizi o capitanerie di porto abbiano effettivamente indagato sull'urgenza del soccorso o se la nazione libia non metta a rischio i migranti al fine di ottenere, in qualità di trafficante scafista, un passaggio legale dei migranti, invocando a sproposito una legge del tutto inapplicabile. Si fa convergere sulla Libia una massa enorme di migranti a pagamento, si creano campi di concentramento e di maltrattamento al fine di creare la pericolosità del paese. Si organizza il traghettamento con appositi gommoni prodotti in Cina. Vengono trainati in mare carichi di migranti, si telefona alle ONG per il soccorso, si attende il trasbordo dei profughi al fine di recuperare il gommone o il motore dell'imbarcazione. La Marina italiana e il guardiacoste, che funzione hanno? Il rapporto Italia-Libia come viene gestito dal Ministero degli Esteri?
In questa maniera viene messa a rischio la sicurezza del paese, non si ha contezza della provenienza dei migranti e a quale scopo percorrano questa strada. Si è consolidata ormai una mafia nigeriana che opera su tutto il paese, dalla Sicilia a Padova, da Milano a Genova. Si impone lo sfruttamento di esseri umani nel mondo agricolo, in quello industriale. In tutto questo lo Stato è assolutamente assente, incapace di governare un fenomeno che, così gestito, può portare solo al degrado della nazione. Perché gli italiani devono subire l'interesse alternante dei politici? Perché lo Stato investe miliardi in un'accoglienza che al 90% viene prorogata nel tempo e non assolve al compito di integrare il migrante nel contesto sociale del paese? Ciò si riflette ulteriormente nell'affaticamento della magistratura, nell'affollamento delle carceri, nell'aumento delle spese sanitarie, nella necessità di riformare le scuole al fine di creare un'accoglienza scolastica che non vada a deprimere la didattica degli allievi italiani. Infatti, in una classe composta al 50% da autoctoni e il restante di varie nazioni, l'insegnante non è in grado di fornire un livello di insegnamento utile alla crescita dello scolaro italiano. In tal senso, già l'Italia soffre di una scolarità totalmente in crisi che viene aggravata da fenomeni alla quale non è assolutamente preparata. Ecco, questo è uno spaccato, diciamo, di quello che poi ci sono altri fenomeni che seguono l'immigrazione. Quindi, Alberto Panfilio, lei cosa vede in questo percorso che abbiamo voluto presentare ai nostri telespettatori? In questo filmato, si dicono sicuramente delle cose che corrispondono alla realtà. Poi dovremmo anche affidarci a studi che hanno approfondito determinate tematiche e, ad esempio, non creano una correlazione tra arrivi e ONG in mare. Se leggiamo i numeri, sono molto molto bassi i numeri dei trasportati con le ONG rispetto al numero complessivo. Infatti, in quest'anno dobbiamo rilevare una diminuzione di un 83% nella rotta Mediterraneo Sud. Dunque, con questa tutta storia invece che abbiamo visto in televisione, di quelle navi bloccate, pura propaganda. Di fatto hanno solamente spostato quella fascia di immigrazione in un'altra porta, che è quella della Grecia, dei Balcani, eccetera. È di pochi giorni fa l'arresto di greci italiani che organizzavano il trasbordo. Dunque, in questo senso, però, con chi continua a parlare di questo sono personaggi come noi che cercano di farsi un'idea. C'è chi sfrutta politicamente, demagogicamente la problematica, ma abbiamo bisogno di messaggi della piazza perché dica qualcuno: vogliamo cambiare, se c'è la volontà politica, faccio un'ipotesi, ovviamente, il decreto Salvini 2, vogliamo prendere in considerazione altre logiche diverse? Volevo prima interromperti per dire: non sei favorevole giustamente all'immigrazione clandestina, quali sono i mezzi leciti perché entrino? Tu saresti d'accordo con i corridoi umanitari? Sei d'accordo nel modificare la Bossi-Fini? Perché altrimenti non c'è verso, non c'è una possibile regolazione di questa tipologia di flusso, e dunque la mia domanda era in quel contesto lì. Ma infatti io sono d'accordo nel disegnare in Libia o addirittura nei paesi d'origine, certo, attraverso l'ONU, del lì stabilire le persone che hanno i titoli, la possibilità di venire in Europa. Infatti l'ONU, sì, in Libia già c'è. Qualcuno in questo paese, nazione Italia, in Europa, ne vuole parlare e vuole fare delle ipotesi risolutive? Punto di domanda. Perché non è vero che serve un secolo. Non serve un secolo. È una legge che non è molto diversa da quella che c'è, per esempio, in Australia, negli Stati Uniti. Voglio dire, per entrare in uno Stato devi dare delle garanzie. Per esempio, se tu vai in Australia o negli Stati Uniti, se non sei in grado di dimostrare di poter mantenerti per un tot di mesi, non ci entri. La mia osservazione è un'altra.
Io non discuto probabilmente che tutte le nostre idee, le nostre iniziative, i nostri pensieri potrebbero essere sicuramente sinergici per affrontare il tema, ma perché lo diciamo noi e no chi invece è decretato? La mia era una provocazione. Tu pensi, che i paesi di Visegrad finanzierebbero un piano Marshall per l'Africa? Tu pensi che Orban metterebbe sul piatto soldi ungheresi da donare? Ma io utilizzerei Frontex per arrestare quei poliziotti ungheresi che bastonavano, ma ci mancherebbe altro. Ma non è quello il tema. Il tema è che io voglio porre: possibile che qui per una seggio siamo costretti non parlare del tema più importante che ci condizionerà nei prossimi anni? Nessuno ne parla. E che sarà un problema europeo, e il fatto che sia un problema più europeo che non italiano, oggi ce lo dicono anche i numeri, come giustamente accennava lei prima. Se la regia ci propone la grafica numero 7, vediamo come, quali sono stati gli arrivi nell'ego. Se la mettono a schermo intero, vediamo quindi che la maggior parte degli arrivi sono arrivati quest'anno, nel 2019, in Grecia 69.000 arrivi, in Italia ne sono arrivati poco più di 11.000, in Spagna 30.000. E allora, se questi sono gli arrivi del 2019, capiamo che un grosso afflusso ce l'ha la Grecia e la Spagna, noi ci siamo fortemente ridimensionati. Se vediamo anche la grafica successiva, vediamo come è andata negli anni precedenti. Allora, nel 2014 l'Italia era, tra virgolette, in testa con 170.000 arrivi, e vediamo che Grecia e Spagna, soprattutto la Spagna, erano molto indietro. Poi nel 2015 la crisi siriana, 800.000 persone sono arrivate in Grecia, noi ne sono arrivati meno, 153.000, la Spagna 16.000. Poi le cose sono cambiate e anche nel 2018, come vedete, 65.000 in Spagna, che quindi ha raddoppiato, diciamo, l'afflusso dei migranti, con circa 7.000 che sono arrivati via terra, 50.000 la Grecia, non il doppio, però insomma ha avuto un incremento, in questo caso qua 18.000 via terra. Ecco, credo che questi numeri, diciamo, ci dicano che, allora, forse Balestriero ci dirà che una parte dei migranti che arrivano via terra dalla rotta balcanica arrivano anche da noi, però forse oggi gli arrivi non sono più il problema italiano, è un problema europeo. Ma stando ai dati che avete pubblicato, senz'altro sembra che il problema che abbiamo avuto negli anni scorsi si sia sicuramente affievolito, frutto sicuramente di politiche diverse che si sono succedute negli ultimi anni, che sono probabilmente cominciate, e insomma mi sembra che forse anche temporalmente possa corrispondere a questa analisi, non tanto con le politiche dell'ultimo governo in carica, diciamo così, ma addirittura precedentemente, insomma, quando vi era un governo di altro colore, diciamo, politico. Quindi evidentemente, com'è? Da Minniti. Non mi pare che Minniti facesse parte della Lega. Dico, quindi voglio dire, mi sembra che sia una politica che è iniziata già con, evidentemente non tanto ideologicamente schierata, diciamo, ma evidentemente che ha preso atto che questa situazione doveva essere governata in modo diverso. Probabilmente ci siamo riusciti meglio che altri paesi, dati i risultati. Di questo sinceramente mi compiaccio, nella misura in cui evidentemente siamo in grado anche di governare un flusso e un fenomeno sicuramente importante in una maniera probabilmente più ordinata. Ora, io che l'ho vissuta, ho vissuto gli anni 2014-2015 insieme con qualche altra persona qui presente in studio, per altri versi io l'ho vissuta sul campo direttamente, perché me li sono fotosegnalati, cioè che corro là i dei, come si dice in dialetto, per apparecchi di quelli che dal 2014 o 2013 sono arrivati qui in Italia. Dico una cosa: meglio così, soprattutto meglio così per loro, cioè per coloro i quali hanno quella necessità di cui si parlava, cioè quella di muoversi sul nostro mondo perché vivono in una situazione di povertà.
Io non sono d'accordo su una cosa, lo dico chiaro, sul fatto che non si possa, che questo fenomeno sia ineluttabile. La migrazione come fenomeno ineluttabile io non ci credo. Come fenomeno ineluttabile inteso come l'uomo ha sempre girato il mondo. Sì, certo, quando l'ha fatto di sua spontanea iniziativa, io credo che sia partito con un bagaglio e sia tornato con un altro bagaglio, cioè arricchito, quando l'ha fatto di propria iniziativa, quindi quando ha lasciato il proprio posto dove abitava perché ha scientemente deciso di farlo. Ma quando invece lo fa per spinto dalla povertà, che è creata artatamente da chi ha interessi mondiali per gestire la povertà, questo è un fenomeno che io rifiuto, e sono d'accordo sul fatto che non devo certamente parlarne io di questa cosa, ma lo deve parlare la politica, che sicuramente fa della propaganda da una parte e pure dall'altra, ma dobbiamo parlare di un tema che è quello di fare in modo, e sono d'accordo sul fatto che abbiamo tutti l'interesse, dobbiamo uscire da una visione provinciale, abbiamo tutti l'interesse a che come continente, ma io vorrei dire come mondo, le cose funzionano in maniera diversa, facendo in modo che ognuno abbia la propria opportunità, abbia un'opportunità in maniera stanziale per poter, come dire, dimostrare di poter vivere insieme con i propri familiari in un territorio che gli consente di poter appunto vivere e di progredire. Ora, come farlo? Sicuramente non è facile, sicuramente non è un processo che si innesca oggi e si risolve domani mattina. Io credo che tutto quello che stiamo dicendo e che stiamo facendo in questi anni serva. Non credo che, come dire, cito semplicemente, la Bossi Fini sia una cosa da evitare. Ricordo soltanto, semplicemente per dovere, diciamo così, d'ufficio, perché prima della Bossi Fini c'era la Turco Napolitano. La Bossi Fini è figlia della Turco Napolitano, cioè il testo unico sull'immigrazione è composto dalla massima parte di un accatastamento giuridico, diciamo, che si è implementato nel tempo. Ultimo, in ordine di apparizione, la Bossi Fini, che in buona sostanza ha regolato i flussi e soprattutto ha stabilito obbligatoriamente le impronte digitali a ognuno che entriamo. Prima non ce le avevamo, non sapevamo chi erano. Ora, detto questo, dobbiamo cercare di ritendere secondo me, ad un obiettivo, che è quello di riuscire a fare in modo che la gente non migri dal proprio paese, trovi le condizioni per vivere là. Dobbiamo fare in modo nel frattempo di governare questo fenomeno in maniera più seria, certamente non come abbiamo fatto negli ultimi anni, e gli esiti di questo scellerato modo di fare immigrazione lo viviamo tuttora noi qui in Italia, quando abbiamo il fenomeno del turismo sanitario, perché moltissima gente non appartenente al nostro paese viene in Italia beneficiando dei visti di turismo e rimane qua a partorire, comprese tutte quante le visite mediche che vengono fatte a carico del servizio sanitario, quindi a carico nostro. Non dimentichiamoci che abbiamo inoltre tantissima gente che arriva nei nostri paesi ricongiungendo i propri familiari, papà, mamma, eccetera, a cui poi diamo anche la pensione. Ora, questi fenomeni sono i fenomeni, secondo me, che creano chiaramente, su quali sicuramente sono delle speculazioni populistiche di carattere propagandistico, ma che creano chiaramente una situazione di difficoltà a comprendere come sia legittimo pensare che i soldi miei vadano a finire a chi viene a partorire in Italia, perché sa, in partorire in Italia è meglio che partorire in qualsiasi altro, e non cito il paese per rispetto, perché altrimenti potrei essere tacciato, no, quindi vengono a partorire qui perché questo è sulle spalle del contribuente italiano. Questo credo che sia un vulnus a che cosa? A quel richiamo che il Presidente della Repubblica ha fatto non più tardi di qualche giorno fa, quando ha detto è vergognoso no evadere, giusto? Bene, allora se è vergognoso evadere, io credo sia altrettanto vergognoso che uno Stato si presti a queste stupidaggini, diciamo, le voglio annoverare così, che fanno sentire gli italiani dei fessi. Certo, grazie Balestiera. Allora, il tempo è volato via. Vedere l'ultimo contributo, quello del servizio delle org. Abbiamo un documento che di alcune associazioni che appunto collegate con la Libia, collegate con paesi di transito,
poi si prestano a quel meccanismo a cui tu mi porti il, diciamo, il migrante in mezzo al mare e poi tu te lo consegno e tu lo porterai in Italia. Ecco, questo perché? Perché allora che funzione avrà il Frontex? E un'altra cosa che mi domando, visto che abbiamo parlato di Piazza Fontana, se un esercito entra in un paese e diciamo che deve essere accolto perché è un esercito europeo, chi poi lo gestisce a monte? Ecco, questa è un'altra cosa che mi preoccupa. E soprattutto quello che mi preoccupa è che l'Europa non fa informazione per gli europei. Non so negli altri paesi, in Italia del Frontex se ne parla adesso perché siamo in fase di approvazione. Allora ci vuole anche la partecipazione dei cittadini italiani che con giusta causa chiedono: spiegami che cos'è il Frontex. Un po', noi un po' abbiamo come sul cercato MES, insomma, di. Che potrebbe essere un'analogia come sul MES, che se ne parla solo in fase di approvazione, mentre tutte le trattative sono rimaste riservate anche quando c'erano altri governi. Insomma, sì, ma abbiamo un presidente in questo momento che ci garantisce che siamo tutti a posto. Allora io avremo più avanti un'altra intervista a Prodi. Anche Prodi ci ha detto che eravamo tutti a posto, poi nessuno è riuscito in Italia a gestire l'euro. E quindi la stiamo prendendo sulla schiena. Allora io giustamente mi fido perché do un voto a un politico quando me lo chiedono, no? Ma è giusto anche lui che mi renda conto di quello che sta facendo e non all'ultimo momento quando le cose ormai sono state scritte e santificate. Ma vediamo questo servizio ultimo sullo scambio di migranti con le ORG, che sembrano delle entità estremamente disponibili e buone. Vi portiamo un esempio che quotidianamente si ripete, si è ripetuto e che va sotto il nome di soccorso in mare, o meglio, forse, omicidio in mare. L'indagine della Procura di Trapani è ancora contro ignoti. L'accusa è di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La nave Juventa, sotto sequestro nel porto di Lampedusa, è stata trasferita proprio a Trapani su richiesta dei magistrati. Tutti i computer, smartphone e telefoni satellitari dell'equipaggio sono nelle mani della polizia, che sta cercando di verificare se ci sono stati contatti con i trafficanti. L'inchiesta è stata avviata dopo alcune segnalazioni di due membri dell'equipaggio della Vostra Estia, la nave salva migranti utilizzata dall'organizzazione non governativa Save the Children. Un agente infiltrato della Polizia di Stato, sempre a bordo della VOS Estia, ha osservato a distanza per circa 40 giorni le attività della ONG Jugendrettet, realizzando di nascosto foto e video che adesso sono al vaglio dei magistrati. Video come quello che state vedendo in questo momento, forse girato anche questo a bordo della nave di Save the Children, dove si vede un barchino dei trafficanti che ha guidato i migranti fin sotto la Juventa. Viene sganciato il motore del gommone, un uomo saluta in direzione della nave umanitaria e poi a gran velocità la barca scappa via. Ecco, beh, questo è stato un episodio che è avvenuto, ma che, come dire, no? Spiega un po' quelle che sono anche le dinamiche, le cose che possono e che sono accadute, diciamo, nel nostro tratto di Mediterraneo che ci separa dalla Libia. Allora, dobbiamo fermarci qua perché il tempo è scappato via. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi, Enrico Scacco del Partito Democratico, Fabio Pallestriero del Sindacato Autonomo di Polizia, grazie all'ex sindaco di Cona Alberto Pampiglio, grazie ad Alex Ciccioni del Comitato Prima Noi. Allora, grazie a voi per essere stati con noi. Adesso per i telespettatori un breve break pubblicitario, ma poi torniamo e parliamo di un'altra emergenza di cui ci siamo occupati nelle puntate precedenti, e cioè quella della carenza dei medici. In questo caso parleremo dei medici di base. A tra poco.